Ciao a tutti ragazzi, il vostro Luke e oggi siamo tornati dopo un po' di tempo sul OP Lucky Prison di The Legendcraft. Cavolo, ti vedo su Minecraft, sono euforico. Intanto ragazzi, c'è uno di voi qui e ne approfitto per salutare appunto iGioviZX. Ragazzi, il commento del giorno non ci sarà più in mezzo al video perché ho deciso di metterlo all'inizio in modo che scoprirete già a metà video chi sarà il fortunato. Tutto il kit, ma sei un pazzo, raga, praticamente ho regalato il mio kit VIP e non se l'aspettava. Cosa andremo a fare oggi ragazzi? Come avete visto dal titolo, sto per preparare un mega give e farò questa serie di video, magari saranno 3-4 video che usciranno per questa cosa, in cui preparerò appunto il give ragazzi per i 1500 iscritti. Come voi ben sapete, tipo verso i 750 iscritti feci un give appunto per lo speciale, l'ho fatto per i 1000 e adesso lo farò per i 1500, perché ragazzi grazie a voi, grazie alle vostre condivisioni, grazie alle vostre iscrizioni, i like, i commenti e tutto il vostro supporto, stiamo arrivando al bellissimo traguardo di 1500 iscritti. Ragazzi, per molti va a finire che è pochissimo. Di Luke, ma che ce fai con 1500 che poi ti seguono in pochi? Raga, intanto le 500 views al video ci stanno, quindi vuol dire che le persone che sono affezionate a me ci sono. Allora, questo ragazzo, raga, mi ha dato tutto quello che c'avevo, ossia 4 milioni. Adesso sapete che faccio? Lui non se ne accorge, no? Oggi mi sento abbastanza bravo e mi gli do ben 10 milioni. 1, 2, 3, 1, 2 e 3. Guarda, vediamo la sua reazione in diretta. Attenzione, già vi è fermo. Ragazzi, si sarà emozionato. Intanto faccio salutare YouTube, raga, perché non l'ho ancora fatto salutare. Magari qualcuno non saluta, però dettagli, raga. Io lo faccio sempre salutare perché molti me lo dicono anche sotto nei video. Sono in imbarazzo, ma io sono bravo, io sono bravo. No raga, a parte gli scherzi, molti lo sanno, chi viene da me e mi chiede Luke mi dai il kit, a volte do anche dei soldi, faccio dei regali che mi passano per la testa, cioè io vado vicino lì e faccio te e lui prenderà. Certo Giovi, ho raccontato una storia su di te, non ti sto salutando. Allora raga, c'è tanta gente che mi saluta. Comunque un ragazzo mi ha detto Luke, Bebo GB mi ha dato, quanto cacchio è? 2 miliardi e 500 se non sbaglio. Grazie mille, grazie mille. Sì ragazzi, che Pepo comunque mi ha fatto, ovviamente non è Pepo 3393, mi ha fatto questa scommessa, mi ha detto Luke se arrivi a 10k in estate, cosa abbastanza impossibile, ti prende il VIP boia. Vabbè raga, se continuate a darmi supporto magari ci possiamo arrivare. Comunque a parte gli scherzi, ringrazio molto la gente ragazzi che mi sta dando tanto supporto. E ragazzi, se vedete delle bestie in chat, perché comunque ci sono i bimbi minchia che forse non hanno manco 4 anni di cervello, non ci fate caso, non le censuro raga, perché tanto l'intelligenza è anzi meglio farlo vedere. E però evitate di leggerle. Intanto Dottor Culo Cane 2 mi ha dato questo, grazie signor. Allora, Giovi l'abbiamo salutato, vediamo se ci sono qualche regalo da appendere. Ehi raga, quanta roba che c'è, guardate qua. Di Underworld mi ha dato questa roba serial killer perché efficienza 9. Grazie mille, grazie Hendrix 52, addirittura Hendrix che mi fa regali. Luigi Pro. E poi questi regali ragazzi non ci ha messo il nick. Mi vorresti salutare in un tuo? Però mi deve dare il nick signor. Vediamo qui invece un libro di Andrea Cola 200. Quanta bella roba raga. Ciao Luke, io sono un tuo iscritto, nuovo iscritto, ti seguo molto e ogni volta aspetto il tuo video del Prison. Mi piacerebbe molto se mi salutassi in un tuo video. Ciao, io sono quello che ti ha regalato la testa di scheletro. Grazie mille, Andrea Cola 200, ti voglio bene dall'anima. Però il libro, intanto ragazzi possiamo poi i regali li mettere tutti a posto. Qui c'è un libro vuoto. Maron, che libro è, va bene. Tieni, cosa tieni? Signor, dottor culo, dimmi. Ragazzi, il commento comunque che ho scelto oggi, appunto il commento del giorno, avevo detto lo mettevo a metà video, più o meno ci siamo, ed è quello di The Executioner, che nome che è tutta una storia, che mi dice Luke, quando hai fatica da scavo ti basta mangiare una mela d'oro e svanisce l'effetto. Ragazzi, secondo la mia ignoranza io davvero non sapevo che tramite la mela d'oro mi passava la fatica di scavo, ancora non ho provato, però ragazzi nel dubbio grazie mille The Executioner, che c'è un nome che è tutto un programma. Detto questo ragazzi, so che oggi devo fare sempre la roba. Oh grazie, 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 grazie Canna Cree. Sapevo che devo fare la roba del GIF, ragazzi, però c'è stato tutto questo entusiasmo durante il video e ringrazio tutti. Allora, ragazzi, dopo aver salutato tutti i ragazzi dei regali, volevo dirvi una cosa. Una cosa che chiedo a voi più che altro, ragazzi, di quale warp preferite il GIF? Però, ragazzi, voglio fare qualcosa per te. Ho paura.
dal warp S in giù, ragazzi, dovete dirmi quale warp preferite il give. Io penso al warp S perché è appunto l'ultimo con la roba più costosa. E cercherò di fare una zona give proprio qui, in questo preciso luogo bellissimo. E faremo appunto una costruzione. So, ragazzi, che bellissimo è da bimbo minchia, l'ho detto apposta, raga, perché ho notato che ci sono molti BM che a volte elimino dal canale perché dicono semplicemente: Luke, sei un coglione, sei una menchia, capivi, raga? Gente che insulta senza motivo, e quindi l'ho lasciati da parte. Ma non diamogli troppe aria, infatti non dirò manco chi sono. Ti propongo una sfida. Dimmi, attenzione, raga, sfida di Pepo in diretta. Attenzione, vediamo se è una sfida che si può accettare. Non credo che accetta. Se mi chiedi, diciamo 40 euro di VIP al PvP, mi arrendo in partenza. No, raga, ma dovete capire che Pepo, quando io ero arrivato al Warp T, se non sbaglio, era lui, diciamo, tra virgolette, che mi difendeva nel momento in cui provava a scavare. Siccome non ho la God, se perdi carichi il video mentre ti kill. Ok, dopo, ragazzi, magari lo facciamo. Che detto così può sembrare anche molto strano. Comunque, ragazzi, stavo dicendo, mi proteggeva appunto dal fatto che io non ho la God, quindi mi ammazzavano, e lui mi faceva scavare in santa pace. Comunque, ragazzi, stavamo dicendo del fatto del give. Adesso cercherò di comprarmi più chest possibili, grazie anche a Pepo che mi ha dato 2 miliardi e mezzo all'incirca. Posso comprarmi altre chest per fare il mega give. Voi vi ricordate, ragazzi, i give che duravano quello più lungo è durato 2 ore? Stavolta voglio provarlo a superare. Ovviamente, come detto prima, ci sarà tutta questa zona, un quadrato gigante piena di chest. È un grande progettone, però, ragazzi, il tempo che arriviamo a 1500 iscritti ci riuscirò quasi sicuramente. È per questo che ci saranno diversi video su questa cosa. So, ragazzi, che molti mi dicono: Luca, si strunza però. Io avevo detto che dovevi scavare in questi video e tu sei qui a parlare come un pesce. Raga, io vi voglio bene e lo so. Però scaverò soprattutto nel prossimo video, in cui andrò a preparare la roba per il give, che davvero voglio farlo mega enorme. Poi, ragazzi, arriviamo ai 2000 iscritti, 3000, 4000, 100.000, 200.000. Vabbè, raga, progetti di fantasia, ovviamente. Faremo dei mega give davvero spaventosi. Però, ragazzi, una cosa che volevo dire, e apprezzo molto che è arrivato a questo punto del video, perché so che in pochi seguono la maggior parte del video. Volevo dirvi una cosa, raga. Ho notato che ho caricato un video di Zula, che per chi non lo sa è un gioco FPS, spara tutto come volete voi, e pochi se lo sono cagato. Ho caricato un video della Tech It, di una serie che ho proposto insieme ad altre persone, e pochi se lo sono cagato. Io capisco che voi mi seguiate soprattutto per il fatto di The Legend, però apprezzerei molto da parte vostra se dimostrate affetto, diciamo, al canale per sé, e non per una semplice serie che porto. Quindi andate a vedere anche gli altri video che vi lascio in descrizione. Fate che qui già stanno libri, perché Cannacri, ah, grazie Cannacri, mi ha dato pure questa roba qua. E qui sempre la roba di Luigi Pro. Qua sempre Luigi Pro, sempre quando si bello Luigi Pro. Ragazzi, devo aggiornare anche la bacheca. E adesso, come vedete, questi giorni sto cercando di portare un video al giorno, quindi mi sto impegnando. E mi raccomando, andate a vedere i video che sono usciti ieri e l'altro ieri. Adesso, ragazzi, leggiamo quest'ultimo libro di Dottor Culo e poi chiudiamo il video. Ragazzi, scusate la volgarità, ma si chiama così, che devo fare? Ciao Luke, ti seguo da 5 anni, da quando avevi 100k iscritti. A parte gli scherzi, ti ho donato 64 patate del minatore da 60 secondi. Vorrei molto entrare nella tua bacheca. Le patate te le ho donate il 7/03/17, cioè oggi. Spero che tu riesca a fare un altro SK2. Dottor Culo Cane, grazie per questi auguri del nuovo piccone. Certo, lo aggiungerò in bacheca, ragazzi. Adesso che chiudo il video, forse vado a farmi il PvP con Pepo, se riesco ad avere tempo, perché, raga, prima cosa devo editare, perché vi ripeto, questi giorni è già tanto che riesco a caricarvi i video, ci tengo. E poi faremo tutto quello che dobbiamo fare. Detto questo, ragazzi, spero che la notizia del mega give vi sia piaciuta. In tal caso, lasciate like, commentate il video, condividetelo per spargere più voce possibile, perché il give arriverà appena superiamo i 1500 iscritti. Ma raga, se non mi date manco il tempo di preparare, siete strunze. Comunque, a parte gli scherzi, condividete i video, condividete il canale, iscrivetevi, lasciate like. Ci becchiamo alla prossima e ciao a tutti, ragazzi!